Da anni, Agenzia Formativa si occupa della formazione nel mondo dell'insegnamento. Grazie alla collaborazione di partner internazionali, puoi iscriverti al nostro corso di specializzazione al sostegno. È riconosciuto in Italia. Affrettati, i posti sono limitati. Annalisa Labella di Sciacca ha 40 anni e pratica l'MMA. Da alcuni anni fa parte anche della nazionale italiana, ha conquistato titoli mondiali e titoli europei. Adesso si prepara a un evento internazionale in Serbia. Capisco che questa domanda gliel'avranno già rivolta tante volte, però le devo chiedere come mai ha pensato di dedicarsi proprio all'MMA e se lo ritiene uno sport adatto a una donna. Assolutamente, è uno sport veramente molto adatto alle donne, perché oggi come oggi è importantissimo per una donna sapersi difendere. Penso che l'unico modo per poterlo fare è praticare sport da contatto, perché ovviamente nel momento in cui ti aggrediscono, una delle cose che solitamente avviene è ti arrivano i colpi addosso. Quindi se sei abituata già a prenderle perché pratica uno sport, probabilmente è più semplice che potresti riuscire a far qualcosa. Però ovviamente non è questa una garanzia, però sicuramente può portare avanti. Per quanto riguarda lo sport che pratico, diciamo che sono sempre stata un'appassionata di arti marziali, le ho sempre praticate fin da piccola. Ovviamente mi sono appassionata tramite il mio coach agli sport da contatto, perché prima facevo uno sport che era prettamente lottatorio. E ora invece mi sono appassionata allo sport che è molto più improntato sui colpi, quindi pugni, calci, e lottare a terra in maniera anche molto più aggressiva, quindi è uno sport molto più completo, molto più reale. Ci parli di questo appuntamento internazionale, perché è così importante e perché le può aprire anche la possibilità di partecipare ad altri eventi all'estero? Questo evento è un evento pro, significa praticamente che è un evento, è uno spettacolo di fatto, un evento promozionale in cui viene pagata una borsa e quindi è un circuito di una certa importanza che ha una rinomanza a livello internazionale per tutti quelli che sono gli sport da combattimento. Capisco che ancora in Italia non c'è tanto la mentalità dell'MMA. In altri paesi ormai è uno sport molto sentito, è uno sport che è molto seguito e quindi già la TV nazionale serba trasmetterà il mio match. Quindi per far capire l'importanza e la rilevanza di questo evento. È importantissimo andare lì, è importantissimo fare un buon match e mettersi in mostra. Giuseppe Budera, lei è il coach e l'ha preparata anche, e non soltanto naturalmente, per questa gara. Sì, io sono il coach di Annalisa Labella e praticamente sono stato fuori all'incirca 25 anni da Sciacca, la vita mi ha riportato di nuovo qua e da 7 anni abbiamo iniziato attività di MMA. E all'inizio è stato un po' difficile perché la gente era un po' titubante a questa tipologia di sport, anche perché i social network non è che ci aiutano più di tanto, perché si vede sempre la tipologia di sport fatto ad esempio a livelli di Annalisa da professionista. Invece c'è pure uno sport a livello dilettantistico che è l'MMA. Noi abbiamo avuto ragazzi portati in gabbia, ovviamente con regolamento da ragazzino, dove non ci sono i colpi a contatto pieno, dove non ci sono i colpi al suolo, ed ecco che siamo riusciti a portare l'MMA anche a livello dilettantistico e ci hanno aiutato tanto anche i genitori, che vedendo che comunque era uno sport sicuro e tranquillo ci hanno cominciato a far pubblicità loro stessi e a portarci tantissima gente in palestra. Ripeto, ancora siamo in una fase, ma tutta l'Italia, che viene un po' demonizzato MMA, però stiamo crescendo un po' tutti, dalla Sicilia fino ad arrivare al nord. Vedo che di giorno in giorno c'è tanta gente che si appassiona, noi siamo in collegamento con varie palestre in giro per l'Italia, tra l'altro noi siamo una filiale Legio Steam del maestro Sacara e siamo un network di palestre che ci coadiuviamo un pochettino tutti quanti e tutti quanti abbiamo avuto le stesse difficoltà, ma tutti quanti stiamo riuscendo a risollevare questa immagine dell'MMA.